Eccoci qua, continuiamo a pedalare, direzione Parigi, non ci fermiamo. Ne approfitto di questo momento per raccontarvi, per rispondervi anche un po' di domande che molti mi avete fatto, perché Simone, in realtà questo viaggio, quando è stato pensato più che altro come una sfida personale. Dopo 2 mesi di lockdown, dove ognuno di noi è rimasto chiuso in casa, giustamente, senza poter uscire, ecco, sentivo il bisogno di respirare un po' di libertà, e nulla di meglio che pedalare un po', avere l'aria sul viso, sentire, ascoltare quello che ci circonda, la natura, e poi voleva essere una sfida personale, insomma. Io non sono un ciclista professionista, insomma, per chi è ciclista professionista questo magari è abbastanza facile, semplice per me, che passo tutto l'anno davanti a un computer, come immagino molti, in un ufficio, quindi questo vuole essere un po' una sfida, no? Mettersi in una posizione un po' scomoda, uscire dalla propria zona di comfort e sfidarsi. Successivamente ho pensato poi, perché non unire questo viaggio a, diciamo, un motivo un po' più nobile, che è quello di magari aiutare qualcuno. E da lì che mi è venuto in mente Simone. Io non l'avevo mai conosciuto di persona, avevo avuto modo di conoscere anni fa la mamma di Simone, Lorena, era stata la mia prima responsabile sul lavoro. Poi casi della vita, insomma, le strade si dividono, ognuno prende la propria strada e sì, si rimane in contatto su Facebook, si vedono a volte le notizie, però mai più avuto modo di parlarci. Ovvio che il caso di Simone è un caso che ha fatto notizia da subito, da quando è nato, ed è ovvio che quindi, seppur nel silenzio, l'ho seguito con attenzione. E nulla, è nato così, quindi ho contattato Lorena, le ho chiesto a lei, Francesco, insomma, suo marito, se le andava di essere, diciamo, miei partner in questo viaggio, e se potevo, diciamo, associare questo viaggio a una raccolta fondi per Simone. Mi ha dato l'ok e siamo qua a pedalare per Simone. Simone è un bambino speciale, ha una malattia rara, una sindrome, un nome difficilissimo da pronunciare e non ci proverò in questo momento. E pochissimi casi al mondo, non esistono studi a riguardo, perché i dottori stessi talmente sono pochi casi che non lo studiano, e quindi nulla, diciamo, Simone, l'obiettivo di questo viaggio è raccogliere fondi, non tanto perché lui abbia bisogno di cure particolari. Simone sta bene, è amato dalla sua famiglia soprattutto, ma perché piacerebbe aprire questa associazione che possa permettere di mettere in contatto le altre 9 famiglie presenti nel mondo che hanno un figlio o una figlia con la stessa problematica, in modo che possano fare un po' di condivisione di esperienze, no? Credo che in questi momenti sia molto importante questa cosa. Quindi, buongiorno. Quindi, insomma, l'idea nasce un po' da qua, permettere a Simone e alla sua famiglia di poter viaggiare, di andare a incontrare gli altri bambini, e speriamo che, insomma, questo sia un primo passo. Ho già parlato con la mamma ieri, Lorena, che mi ha detto che prima della fine dell'estate apro un'associazione, quindi insomma la raccolta fondi sta andando molto bene, grazie a tutti ovviamente, però ecco, questo deve essere un primo passo. Ovvio che poi non bisogna dimenticarsi di Simone, ma sono sicuro che adesso che tutti hanno conosciuto la sua storia, in un modo o nell'altro continueranno anche
a stargli vicino in questo modo. Bene, io continuo a pedalare. Intanto sono arrivato in questi posti, in mezzo alle campagne della Normandia. Si va dritti fino a Parigi.